Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sulla Pixelmon. Siamo come sempre sul server di Forgotten World, ragazzuoli. Allora, sto modificando piano piano la casa, vedete un po' di roba, un po' di luce, un po' di cazzate varie, nulla di che. Sono stato in miniera, lontanissimo da qua, ho trovato una bellissima miniera e infatti guardate qua il risultato. Beh, a parte questo, ok, ho trovato 19 diamanti, non poco, un sacco di ferro, un bel po' di oro e alluminio e cazzate varie. Con tutta questa roba, a livello teorico, potremmo iniziare a fare lo smistamento chest. Allora, innanzitutto io vorrei fare degli upgrade delle chest, quindi eliminare questo schifo qua in legno che non mi piace e fare gli upgrade normali, quindi upgrade. Dove sono? No, vediamo, facciamo così, chest, eccoli qua. Dovrei fare quella da legno a ferro, quindi si fa così e ne facciamo 4 per il momento. Ok, quindi facciamo così, 1, così ci mantiene tutta quanta la roba e ci occupa meno spazio. 2, 3 e 4. Cioè, vediamo un po' se abbiamo il dolly. No, non ce l'abbiamo. Vabbè, comunque sia, dovremmo fare dei macchinari, dei tubi e un po' di cazzate, perché inizieremo con lo smistamento chest qui. Intanto qua chiudiamo un attimo, poi il pavimento lo rifarò tutto, ma tutta quanta la nostra bellissima, il nostro bellissimo impianto, perché qua sotto invece faremo tipo una stanza d'accoglienza, nulla di particolare per chi entra, e qua invece faremo tutto il nostro sistema di lavorazione. Queste sono le nostre bellissime medaglie che abbiamo guadagnato. Allora, fatemi pensare, tanto vediamo se il questbook funziona. No, ma mi sa che questo questbook ce lo siamo giocati. Oh, ma quant'altra glowstone che ho. Ah, interessante, per le lampade. Ok, e queste lampade qua è sempre glowstone fatta con la chiesa, nulla di particolare. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare tutta roba della logistic pipe. Io è una vita che non uso la logistic pipe, ragazzi. Ma quando ne dico una vita intendo veramente, sarà dal 4 anni? Penso di sì. Penso 4 anni. Sto pensando. Sì, una roba del genere. Allora, iniziamo subito con i tubi. Allora, che tubi dobbiamo fare? Allora, ci serviranno il tubo della la logistic pipe base. Osti, però mettiamo un attimo in inglese, perché ragazzi, io in italiano proprio... Ok, per giocare con i Pokémon va bene l'italiano, ma per la roba, macchinari e cazzate varie, mi serve l'inglese, perché non so come si chiamano in italiano. Dov'è? Cavolo, English, eccolo qua. Ah, scusate il sonno. Intanto vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di Forgotten World, che trovate tutto il link in descrizione. Andate sul loro sito, sul loro forum, venite a giocare a questo server, ragazzi, perché è bello, veramente bello, fatto bene, i ragazzi sono simpaticissimi, è pieno di gente che è disposta ad aiutarti. Voi dovete essere disposti ad aiutare gli altri e cazzate varie, quindi direi veramente che ne vale la pena, secondo il mio punto di vista. Comunque, dicevamo, ok, così è meglio, Basic logistic pipe. I basic logistic pipe si fanno con un po' di roba. Allora, questi ce li abbiamo. Dovremmo avere son torce a parte golden gear. Ne facciamo un po'. Allora, mettiamo a cuocere il ferro a sto punto. Cioè l'oro. L'oro ne ho questo, però ne mettiamo a cuocere anche l'altro. Ah, ok. Che botta di lag. Mettiamo a cuocere, mi serve il carbone. Eccolo qua. Gli mettiamo un po' di carbone
e mettiamo a cuocere anche un po' di ferro, una stack di ferro la mettiamo, ok, sì, è sempre il carbone mi serve. Dove sei? Qua. Perfetto. Poi dicevamo, allora giù dovrei avere tutte le pipe che avevo già fatto, quindi diamond, dove sei? Qua. E questi qua, i wooden mi sembra che non servono. Altra legna, ok, ci serve, che dobbiamo fare le redstone torce e buona, possiamo andare su. Allora, per il momento ci servono uno, un bel po', no, di questi qua ce ne servono un bel po', ma magari tipo che esce da qua. Fatemi pensare, eh. Ah, potevo trasformare una di queste però, che bigolo. Allora aspetta, facciamo un'altra cosa. Allora, ha detto upgrade. Ecco perché prima non mi prendeva upgrade, perché era in italiano. E pirla. Allora, altro ferro. Ok, perfetto. E trasformiamo questa qua e la mettiamo qua. Sì, dai. Anzi, io direi già di staccarla e di metterla dove era, dove è finita. Dai. Che stress. Ah, ok. La mettiamo qua. Ok. E iniziamo col buttarci dentro tutta roba che non ci serve. Così. Ok. Per il momento, tanto adesso dobbiamo lavorare, quindi tutta questa roba qua non ci serve a nulla. Cibo sì, ma questa roba no. Ok, poi anche questi, via. Perfetto. Questa la possiamo per il momento lasciare lì. E direi di fare le redstone torch. Allora, quindi ci serve la redstone. Andiamo qua e facciamo così. No, scusate, prima dobbiamo fare i bastoncini. Ok, 64. E ne facciamo un po' di queste. Ok. Poi ci serve, allora, logistic pipe. Un request logistic, ok, si fa in questo modo, abbastanza facile. Dobbiamo fare, ok, basic. Quindi dobbiamo fare un po' di queste. Ci serve cobblestone. Ok. È un po' macchinoso fatto così, però purtroppo non ci sono alternative. Allora facciamo così. Queste. Ah, me ne dà 8 di questi. Interessante. Molto molto interessante. Così. Ok, 4, poi 4. Ah, che palle. Allora di fare quello per craftare, guarda. Così. Mi manca la upgrade, ragazzi. Mi manca da morire. Ok, anche se io avrei messa una bella upgrade energisti qua, eh. Allora, iniziamo a farne 3 di questi. Poi dopo faremo anche gli altri. Allora, così. E così. Ah, il vetro che è giù. Bam 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 bam. Vetro.
Ok, e ce ne dà 24. Perfetto, perfettissimo. Dovrebbero bastare per il momento. Poi ci serve un request, quindi ci serve altro gold, che è qua, e altro ferro, che è qua. E poi request logistic pipe. E poi ci servono anche i pro, no, non i provider, i questi forse, sì, MK3, MK2, ok. Gli MK3 si fanno, ok, con tutto il ferro che abbiamo. Comunque MK4 anche con l'oro, ma in realtà io mi fermerei a un MK2, che dovrebbero bastare. Due moduli, sì, ci bastano. I chassis MK2 dobbiamo fare, quindi ne servono tipo un po'. Adesso devo, allora mettiamo a cuocere altro ferro, così facciamo prima. Andiamo qua, bam e bam, ci prendiamo altro ferro, ci prendiamo questo. Allora, dicevamo, dobbiamo fare golden gear, quindi ci serve altra legna, perché dobbiamo fare parecchie golden gear, quindi dobbiamo fare così e così. Ok, uno. Ok, poi così, così e un po' di queste. Ah no, che pirla di ferro prima. Ok, adesso questo lo teniamo così e dobbiamo farle di ferro. Queste li teniamo, una la teniamo e poi facciamo questi qua. Poi dopo ne faremo altre. Allora ci serve, ben detto, un request e ne facciamo uno che basta e avanza. E poi dobbiamo fare i MK2. Gli MK2 si fanno così, mi manca ferro, quindi 10. Allora, per il momento facciamo 1, 2, 3, 4 e 5, 5, 6, ne facciamo 6, dai. Sì. Poi il resto vedremo quando avremo un po' più di materiali. Allora, 6 e poi dovremmo fare altre di basic, perché sicuramente non ci bastano. Allora, ferro, vediamo un po' quanti ne vengono fuori facendo gli MK2. 6. Cazzo, che culo. Ok. Allora, colleghi, 1 2 3 4 e 5. No, in realtà dovrei fare 6 perché queste le divido. Facciamo altre due chest di ferro. Anzi, vediamo un attimo se adesso io collego così questo. Così, no? Tac, 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 tac. Ok. Bastano? Ma che culo. Ok. Forse devo mettere un altro qua. E poi qua così gli mettiamo il nostro bel request. In questo modo. Così. In teoria dovrebbe essere collegato giusto, no? Allora ci serve però una branch
ci serve la branch, una branch normale, penso. Questo, come abbiamo detto che si fa sto coso? Così? Lo facciamo? Facciamolo, tanto che ci frega. Anzi, sto andando così a occhio, non è che sto... Sì! Mass distance for the new render, mass distance PyCon, non so cosa sia, non ho idea. Upgrade, logistics action right now. Security. Vabbè, facciamo comunque una branch. Branch. E ci facciamo quella della Buildcraft, così. Ah no, mi manca ferro. Mi manca ferro. Ok. Perfetto. Vediamo un po'. Oh, per fare la request della roba. E già. Però non vede dentro nulla, perché gli mancano i nostri bei moduli che dobbiamo craftare. Allora, i moduli che dobbiamo craftare adesso sono, vediamo, moduli della logistic pipe, eccoli qua. Allora, noi dobbiamo craftare, perché sono tutti remote order? No, non sono questi. Allora, remote order, no, ma non va bene. Noi dobbiamo... come cavolo si chiamava? E devo andare a guardare. Ok, allora bisogna guardare i moduli, ma c'è la NEI buggata, è per quello che non le trovavo, quindi sto andando su internet, sul sito della sulla wiki e li trovo. Comunque, dobbiamo fare innanzitutto dei blank module. I blank module si fanno in questo modo, quindi con della carta messa così e così così. E un gold nugget non me li dà, perché? Perché questa va così. Ok, abbiamo il nostro bellissimo blank modulo. Vedete, se io scrivo qua blank, vedete che non mi dà niente. Sì, perché ho scritto blank, vedete, comunque non mi dà nulla, perché è proprio buggata la NEI. Quindi per il momento ne prendiamo 9, perché ce ne servono. Ah, questa ho dovuto collegarla qua, poi là ne faremo altri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In realtà ce ne serviranno di più. Probabilmente dovremmo arrivare al doppio, quindi sono 6, 12. Vabbè, adesso ne abbiamo fatti 9, ma giusto per farvi vedere come funziona. Allora, per far vedere cioè, per mandare la roba da questa cassa, che sarà la nostra cassa principale, a queste, ci serve il aspettate, il quick sort module. Il quick sort module si fa con diamanti, quindi ci serve un gear di diamanti, quindi 1 2 3 4, e ci serve anche, aspetta, allora iniziamo a fare un gear di diamanti. Ah, i lapis ci servono, ecco, vedi, quindi facciamo un gear di diamanti e poi ci serve i lapis, che è qua. Quindi ci manca la redstone. Vedete, perché io non voglio fare tutto questo ambaradam qua, perché non voglio più dover fare avanti e indietro, perché mi sono anche un po' rotto le balle. Quindi facciamo così, 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 così,
così e così. Eccolo qua, quick sort module. Ok, allora cosa si fa? Wrench in mano, tasto destro, e si inserisce il quick sort module. Dovrebbe bastare così per il momento. Allora, poi dobbiamo fare l'item sync. L'item sync serve per allora, intanto serve del cactus. Oh, non ho spaccato tutto, vero? Ok, quindi questi e questo. Ok, tu vieni qua. Oh, perfetto. Dobbiamo, oh, stavo sbagliando strada, dobbiamo cuocerlo, quindi no, dobbiamo prima metterlo, no, prima cuocerlo, giusto? Allora, dai, perfetto. Ah, dobbiamo solo cuocerlo, giusto? Ok, allora, mettendo un gear di iron, due di questi, no, questo così, redstone e un blank module, ci dà l'item sync module. L'item sync module messo qua dentro e messo in questo modo, ok, vedete che compare un punto esclamativo. Noi nel punto esclamativo gli diamo default router yes. Poi dobbiamo fare altri moduli. Allora, questi moduli saranno da inserire qua 1, 2, 3, 4 e 5 per il momento, e ci serve per farli il dai arancione. Io avevo da qualche parte il rosso e il giallo, eccoli qua. Rosso ce l'ho già, giallo ce l'ho già. Vabbè, facciamo così e li facciamo tutti, perché appunto dobbiamo fare l'arancione. Ce ne servono, abbiamo detto che sono 1, 2, 3, 4, 5, quindi ce ne servono 10 di arancione. Allora facciamo così, tac, così, tac, e poi facciamo così. E porca miseria, ah, oh, sì, no, vengono fuori 4, 5, 6, 8 e 10. Perfetto. Quindi dicevamo, facendo un iron gear ancora, quindi ci serve altro ferro, che è qua. Che quanto ferro sto facendo fuori, ma poi lo andiamo a fare. Facendo altri gear di ferro, quindi così, ce ne serve, abbiamo detto 5, quindi così. Ci serve prima quello di stone, un altro di stone ce ne serve, e la stone adesso l'ho messa qua. No, non vedo l'ora di fare sto sistema, perché veramente io odio avere le bag piene. Ok, così, così, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, ok, 5 di questi messi così, con 5, 5, così, e la, i moduli, no, forse era così, sì, ok, e abbiamo i nostri bellissimi 5 polymorphic provider. Poi dobbiamo fare, allora, i polymorphic provider innanzitutto vanno messi qua, sono 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, a cosa servono i polimorfici item sync? Allora, l'item sync che gli abbiamo messo qua ha priorità 1, cioè dice che tutto quello che io manderò all'interno del sistema, se non ha una priorità maggiore dall'altra parte, rimarrà qua dentro, ma se ha priorità maggiore da un'altra parte verrà mandato. Il polimorfici item sync fa sì che lui riesca a vedere cosa c'è all'interno della cesta,
Quindi, se io ho messo un polimorphic item sync, gli collego questo qua, gli butto dentro questo, in teoria lui dovrebbe vedere che all'interno di questa cesta c'è il legno e mandarlo qua dentro, ok? Non ora, per il momento non funziona, quindi prima facciamo tutto quanto. Qua, come sempre, non vede nulla. Chiaro? Ok, adesso dobbiamo fare provider. I provider si fanno con i lapis, che ce ne abbiamo, voglio vedere, sì. Ne abbiamo un bel po', perfetto. Allora, si fa lapis, poi questo così, poi questo così e questo così. E si fanno i provider, ne dobbiamo fare 5, ok? Poi si prendono e si piazzano i provider qua, 1. No, niente, lo si lascia senza configurazione. 2, 3, 4 e 5. A cosa servono i provider? I provider servono a far vedere al nostro request logic quello che c'è dentro. Vedete? Guardate che figata. No? Ok, con i provider noi abbiamo visto tutto quello che abbiamo all'interno delle nostre casse. Noi selezioniamo ad esempio Cobblest, noi gli diciamo che ce ne servono 10, facciamo request, ma ovviamente ci dice no energy, perché adesso arriva la parte in cui noi dobbiamo dare energia a tutto quello che a tutto l'impianto. Ok? Quindi dobbiamo fare l'ultimo macchinario. Macchinario che ci serve è della logistic. Sempre logistic, ed è il logistic power junction. Ok, si fa molto facilmente con iron e redstone. Allora prendiamo della redstone, facciamo un bel cubozzo, ok, poi così e abbiamo fatto il nostro logistic power. Allora però vedete che se noi lo piazziamo, come gliela diamo la corrente, allora dobbiamo fare i nostri bellissimi motori. Allora, per farlo funzionare dovete fare uno Stirling Engine. Vi lascio alla wiki per vedere la recipe, ma si fa con la stone e con la stone in pratica. Mettiamo così, gli mettiamo del coal e ci serve una leva, però, perché deve avere l'impulso di redstone se non sbaglio per funzionare. Quindi così e così e a posto, gli mettiamo una leva, lui parte e dovrebbe dargli corrente. Esatto, eccolo qua, vedete che ci sta dando corrente. Poi qui volendo si potrebbe fare un altro tipo di sistema, per mandargli dentro il coal direttamente, oppure lo posso portare giù, anzi quasi sì. Allora facciamo così, guardate, stacchiamo un attimo il tutto, rifacciamo le cose fatte come si deve, via, ok, poi dopo veniamo su a prenderlo. Allora, se io stacco questa roba qua, qui c'è dentro della stone. Ok, abbiamo finito il nostro bellissimo smistamento cesto. Ora io posizionerò i vari materiali, no? che ci servono per sistemarli, per ordinarli tutto. Ad esempio qua già possiamo buttare dentro questi, ok, che lui li va a sistemare. Qua uguale, anche questo, via. Se qua gli diciamo che qua mettiamo tutti i materiali grezzi, va bene. Qua invece, ok, questi li dobbiamo prendere e sistemare, anche questo, via. Questi qua li mettiamo invece nei minerali, qua minerali, e questo no. Quindi questi qua, ad esempio, gliene mettiamo uno, qua gliene mettiamo uno, no? E basta, anche questo qua uno. Quindi se io adesso arrivo qua, faccio così, bam, bam, dentro e via, e lui porta via. Stessa cosa qua, via, e basta. Anche questo, ad esempio, il fire,
gli mettiamo anche questo qua, qua. Ok, mettiamo uno e lui qua glielo buttiamo dentro, è buona. Ok, qua invece gli mettiamo i minerali lavorati, anzi qua gli mettiamo tipo tutta la cobblestone, quindi gli mettiamo questa, gli mettiamo anche il vetro. Ok, e gli mettiamo questa. No, questo qua invece no, questo è il, questo va via qua e qua, e questo legno qua lo mettiamo qui. Poi la dirt e questa, e le lampade di glowstone invece le mettiamo nella roba edile, sì, che è questa, quindi qua, qua, così, così, e lui man mano smista tutto, no? Quando che andiamo avanti smista tutto quanto, la legna qua, le bacchette qua dentro, la terra abbiamo detto qua. Poi man mano che i materiali farò diventare sempre più grossi, invece i minerali raffinati questi li mettiamo tutti qua dentro, anche questo, la blaze power pure, no? E la roba della pixelmon, ecco, questi li mettiamo tutti qua, così vedrete che se io adesso prendo questi e li butto dentro lui li farà partire, bam bam, vedete? Guardate che bello che è. E anche tutta questa roba qua, queste cose qua io le metterei tutte, anche questo, tutte nel osti, però queste qua mi sa che dovrò fare poi un sistema un po' più, ah, non consuma tantissimo però di coal, pensavo consumasse di più, e mi sa che devo fare un sistema ancora più grosso qua, eh? Anzi, le casse qua più grosse, vediamo se riesco a farne una dorata. Quanto ho di oro? Di oro ne ho solo 7, no, non ce la faccio, me ne servivano 8, porca miseria. Vabbè, fa niente, comunque dai, piano piano poi sistemerò tutto, tutte le varie casse. Ecco, questa roba qua era qua dentro, la devo prendere, quindi tac, perfetto, così, e poi ripeto, con calma sistemerò tutto quanto. Quindi direi che con la nostra bellissima logistic pipe, con request e tutto, abbiamo un bel inventario un po' più sistemato, ok? E niente, quindi direi che per oggi è tutto, grazie a tutti, ciao!